Bentrovati, sono Nicola Dusi, insegno all'Università di Modena e Reggio Emilia, al Dipartimento di Comunicazione e Economia, un corso che si chiama Linguaggi Intermediali, ho insegnato anche semiotica dei media e la mia formazione è tra la semiotica dei media e i media studies, i film studies. E il corso che vi presento si chiama così, Cinema e Media Digitali. E attraverso tre moduli entreremo nella possibilità di analizzare film e altri prodotti mediali contemporanei, ad esempio i trailer o i videoclip, in particolare i trailer. Nel primo modulo troverete un percorso sulla teoria della narratività, quindi la narrazione, lo storytelling e soprattutto alcuni strumenti che la semiotica testuale, la semiotica narrativa dà agli studiosi, agli studenti, agli analisti, ai critici, per capire un po' di più cosa accade come meccanismo interno ai prodotti mediali, come meccanismo testuale lo chiamiamo. E nel secondo, nel terzo modulo, entriamo proprio nelle analisi, sempre con un po' di premesse teoriche rispetto a cosa sono i trailer, in questo caso, in questo corso, li pensiamo come piccoli remake dei film, come se fossero delle piccole traduzioni con lo stesso materiale dei film, ma reinterpretati in modo che, con delle reinterpretazioni in modo che possano produrre un nuovo testo e possano mettersi a servizio soprattutto del loro scopo comunicativo da trailer, che è quello promozionale, commerciale. Quindi pensano al film come oggetto da vendere. E nel terzo modulo, invece, apriamo ai prosumer, cioè ai producer and users del web, e quindi ai prodotti transmediali, intermediali, multimediali della nostra contemporaneità, in cui troviamo di tutto e di più rispetto ai trailer, cioè remix, fake, trasformazioni, traduzioni e reinterpretazioni. Il modulo è appunto finale. Si capisce meglio se si segue prima il percorso indicato nel secondo e nel primo, e quindi c'è una progressione in qualche modo di competenze, però è un corso che non prevede particolari competenze pregresse, anche se, insomma, se qualcuno ne sa di linguistica, di semiotica, di teoria del cinema, è benvenuto. Se invece lo studente che si appresta a seguire questo corso non ha queste competenze, ho messo in programma una possibilità di approfondimento. Grazie.